Buongiorno, buon venerdì 20 maggio, questo è il cielo, sole, qualche nuvoletta appena appena e si sta proprio bene, è proprio bello. Adesso caffè per iniziare la giornata. Qua nel frattempo sono anche scesa a prendere la babacco di questa settimana, non so se vi può far piacere, vi faccio vedere velocemente senza commentare quello che c'è dentro. Ho fatto un video dedicato, posso farcela, l'altro giorno è uscito ed è però di 2 settimane fa. Catalogna, tantissima. Poi insalata. Bellissima anche questa. Zucchine. Fragoline. Asparagi. Broccoli. Patate, arance, meline e arance, meline e carote riempiono il fondo e wow, nespole, carina anche questa. Sono anche andata in cantina a prendere due robe, ho preso una nuova confezione della carta forno, questa qui che si può compostare. Cannellini, mais e pisellini che uso per fare i pranzi, eccetera, e un super bianco di questi qua per il bucato, che è sempre utile. Dovrei lavare le tende, però, e i vetri, ovviamente, ma aspetto un attimino. Sono le 11:10, caffè, direi. Caffettino di metà mattina, come lavoro praticamente. Accendiamo. Non so se berlo corto o berlo lungo. Cosa bevo? Questi sono i miei della mattina, vediamo un attimo sotto. Sotto ho trovato un Venezia e me lo bevo espresso. Oggi keep calm perché sono anche andata a ritirare una raccomandata in posta. Ormai è da quel giorno che ho deciso di berlo amaro che lo bevo sempre amaro. L'ho bevuto zuccherato un paio di volte e basta. Una in cui era veramente un caffè schifoso e avevo bisogno di un caffè ed eravamo fuori a cena, ma ne avevo proprio necessità. L'abbiamo zuccherato tutti, quindi vuol dire che. E un'altra volta in cui l'ho fatto in automatico perché in montagna faccio sempre così. E siamo andati a fare un giro domenica al volo. Siamo arrivati super colazione, abbiamo pranzato, poi siamo tornati a casa, abbiamo fatto due passi e niente. Thank you.
Sto stufando il porro, così faccio una bella frittatina. Adesso aggiungo un po' di pepe, che mi piace sempre, e un puntino di parmigiano. Tutta che ho sistemato e tutta la verdura. Eccola qua. Dentro ci sono le nespole già lavate.